Un nuovo traguardo per la IA di Flumeri, frutto di un intenso e proficuo lavoro, la presentazione del primo bus elettrico italiano, interamente progettato e prodotto in Irpinia, un processo di sviluppo importante soprattutto per le aree interne che il sottosegretario Carlo Sibilia sintetizza così. L'industria dell'autobus è stata riesumata dalle ceneri durante il governo Conte 1, adesso abbiamo messo tutti i tasselli insieme per poter far ripartire lo sviluppo in questa zona, che è uno sviluppo che interessa il sistema paese, la costruzione di nuovi autobus che chiaramente coinvolge tutto il nostro paese. Abbiamo investito circa 1 miliardo e 550 milioni sul rinnovo del parco mezzi per gli enti locali, questo ovviamente con indirizzo anche alle nuove tecnologie, come bus elettrici a metano, ibridi, per cui da questo punto di vista oggi invece la nostra visita con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è anche per comprendere quali sono le necessità sovrapponibili anche con i mezzi dei Vigili del Fuoco, che comunque avendo diversi comandi in tutta Italia hanno anche bisogno di strutture come assolutamente anche degli autobus ad esempio. Poi bisogna capire se ci sono delle sovrapposizioni e riusciamo a lavorare in partnership per poter investire anche una parte di quei soldi del PNRR che abbiamo realizzato nel Conte 2. Ci sono veramente tutti gli ingredienti per fare bene e soprattutto andare anche nella direzione dell'elettrico, dell'ibrido, dell'idrogeno e quindi di tutta la produzione degli autobus del futuro.